Brevemente, Presidente, grazie. Oggi è il 27 ottobre del 2015. La Regione Abruzzo avrebbe dovuto approvare, dico la data non per così, per vezzo, diciamo così, ma perché Regione Abruzzo avrebbe dovuto approvare entro il 12 dicembre del 2013 il piano regionale delle bonifiche. È un argomento abbastanza tecnico, ma non troppo. Che cosa comporta la mancata approvazione del piano regionale delle bonifiche? Allora, innanzitutto il codice dell'ambiente ci dice che è di competenza delle regioni l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza. Il piano, come ho ricordato prima, avrebbe dovuto essere approvato entro il 12 dicembre del 2013. Che cosa comporta questa mancata approvazione? Decorso questo termine, diciamo così, in caso di inutile decorso del termine 12 dicembre 2013, accertata l'inattività nell'approvare il piano, il Governo centrale, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, può diffidare Regione Abruzzo all'adempimento e quindi alla pubblicazione, alla redazione del piano regionale di bonifiche. Da un termine per adempiere, se non si adempie entro quel termine, il Ministro dell'Ambiente e quindi la Presidenza del Consiglio avoca a sé le competenze e adotta un piano in via sostitutiva. Io spero che non vogliamo arrivare, il Movimento 5 Stelle spera che non si voglia arrivare ad un potere sostitutivo da parte del Governo centrale nella redazione del piano delle bonifiche, visto che dati ARTA, i siti inquinati e le discariche potenzialmente inquinate nella nostra regione sono oltre 1000, visto che la bonifica di questi siti è pressoché ferma, l'assessore Mazzocca lo sa. Visto che la mancanza dell'adozione del piano ci impedisce di accedere ai finanziamenti nazionali e considerato anche il fatto che pendono su Regione Abruzzo delle procedure di infrazione davanti alla Commissione europea che ci costeranno milioni di euro. Quindi alla luce di tutto ciò, alla luce di questi gravissimi ritardi e di queste di fatto inadempienze, quello che chiediamo e che chiediamo ai consiglieri oggi è di impegnare il Presidente di Regione e la Giunta ad adottare entro 30 giorni, perché il termine è già da tempo scaduto, entro 30 giorni dall'approvazione di questa risoluzione il piano regionale delle bonifiche tanto auspicato dal nostro territorio. Bene, c'è qualcuno a favore, qualcuno contro? C'è chi prende la parola, qualcuno a favore e qualcuno contro, altrimenti metto in votazione. Prende la parola, collega? Non ho capito. Sì, prego. Sottosegretario Mazzocca, prego. Grazie. Favore o contro, collega? Prego. Per l'esecutivo. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Colleghi, per cortesia, sentiamo il consigliere Mazzocca. Abbiamo affrontato il tema già qualche tempo fa, a seguito di una specifica interpellanza della consigliera Marcossi, che riguardava lo stesso argomento. Colleghi, facciamo un po' di silenzio in aula, per favore. Riguardo ai contenuti della risoluzione, su alcuni dati. Collega Mazzocca, un attimo, per favore. Mi ridà il tempo? Prego, collega Mazzocca. Su alcuni dati che sono stati riportati nella risoluzione, credo che
vada fatta qualche precisazione, così come la facemmo in sede di risposta all'interpellanza numero 60 di qualche tempo fa. Secondo le rivelazioni effettuate da Arta, leggo testualmente, sarebbero oltre 1000 aree fra discariche RSU dismesse, siti industriali dismessi, siti potenzialmente contaminati, siti di abbandono di rifiuti incontrollati e discariche per inerti. Quindi, quando nelle premesse si dice che potenzialmente ci sono 1000 discariche in Abruzzo, il termine credo che sia evidenziato in maniera, se non fuorviante, ma comunque amplificata e non corrispondente a una realtà che così riportata equivarrebbe a una media di 3,5 discariche per territorio comunale. Sulla potenzialità fra un po' diremo. Riguardo ai fondi invece, qui va fatta una precisazione che anche qui avevo già fatto da assessore, e quando siamo arrivati questa procedura di infrazione l'abbiamo ereditata a seguito di una sentenza del 2012. Quando ci siamo resi conto, portandoci presso i competenti uffici del Ministero, che languivano lì 15 milioni e mezzo di euro da 3 anni, con un ritardo accumulato importante, ma che abbiamo cercato, siamo riusciti a recuperare attraverso una attività meticolosa, difficoltosa anche per la carenza di personale che purtroppo perdura in seno al settore dei rifiuti. Mi auspico che venga risolta nel più breve tempo possibile, ma sulla scorta dell'attività svolta, sostanzialmente le attività, le iniziative comune per comune svolte direttamente dagli soggetti attuatori che sono i comuni risultano eseguite in ordine alla suddetta procedura di infrazione in media per il 90%. Questi sono i dati attuali del servizio gestione dei rifiuti. Ma venendo al punto sulla esigenza trattino necessità, ho finito, di redigere un piano regionale delle bonifiche, che non è altro che una parte importante, ma comunque una parte del piano regionale di gestione dei rifiuti che noi adotteremo entro l'anno. E quando dico noi uso ovviamente il plurale maiestatis, perché l'adozione spetta alla Giunta e alla formazione del procedimento conseguenziale. Anche esso è un adempimento in carico alla Giunta, per cui io ritengo, quale sottosegretario con delega alla funzione ambientale, che quella è la strada da seguire, non esimendomi comunque dal confronto, magari anche e soprattutto nelle proposte commissione, attraverso l'interessamento della Presidenza Pietrucci della seconda commissione. Un attimo, quindi il governo? Per cui, ritenendo questa risoluzione ultronea, il governo si esprime in maniera contraria. Chi parla a favore? Sempre lei? Si faccia sostenere, collega, prego. Grazie Presidente, mi parlo a favore perché è una cosa un po' tecnica e non, insomma, ci siamo divisi i compiti, mettiamola così. Allora, qualche precisazione su quanto detto dall'assessore sottosegretario Mazzocca. Allora, intanto il fatto che entro l'anno sarà approvato il piano delle
sarà adottato il piano regionale dei rifiuti, che ricomprende anche il piano chiaramente di bonifica, non ci fa che piacere. Però qualche precisazione va fatta. Quando l'assessore dice che io avrei esagerato dicendo che ci sono oltre 1000 siti potenzialmente inquinanti, ma mi riferisco in realtà per fare un, come dire, per esemplificare e per rendere più fruibile il dato e per renderlo anche più preoccupante, perché assessore lei lo sa che questa regione è martoriata da questi siti. Vorrei rilevare il fatto che nella risoluzione tra i considerato c'è esattamente quello che ha detto lei, cioè che in Abruzzo, secondo rilevazioni effettuate da ARTA, assessorato dell'ambiente eccetera eccetera, sarebbero oltre 1000 le aree fra discariche RSU dismesse, siti industriali dismessi, siti potenzialmente contaminati, siti di abbandono di rifiuti incontrollati e discariche per inerti. Quindi sappiamo quello di cui parliamo. Prima cosa. Seconda cosa, la sentenza sarà le sentenze sulle procedure di infrazione saranno anche del 2012, ma immagino che se si è arrivati a sentenza nel 2012 ci si riferisca a fatti avvenuti ben prima del 2012, e quindi Dio non voglia che io, come dire, difenda il governo di centrodestra, il precedente governo di centrodestra, ma presumibilmente sempre al governo di centrosinistra precedente si fa riferimento. Poi, altra cosa, la mancanza di personale. La mancanza di personale, assessore, che lei ha rilevato e che si auspica possa essere modificata, io sottosegretario, io le chiedo chi lo dovrebbe fare, cioè lei lo sta dicendo a chi? Lei è sottosegretario, è membro di questa giunta, si lamenta della mancanza di personale di un dipartimento, e chi dovrebbe provvedere? Grazie.